Buongiorno, sono Maria Mantini, socia senior fondatrice del Centro Studi Progetto Donna Diversity Management che abbiamo fondato a Bologna nel 1989 e da allora lavoriamo per l'uguaglianza di genere, in particolare nel mondo aziendale. È un'associazione non profit che lavora ormai da 26 anni e più per l'uguaglianza di genere, per la valorizzazione delle donne e del lavoro delle donne all'interno delle aziende pubbliche e private. Quindi da allora facciamo formazione, seminari, progetti europei, progetti con la legge 125 del Ministero del Lavoro, province, regioni e naturalmente anche il lavoro con le aziende private. Facciamo principalmente all'interno di un'azienda, iniziamo con l'analisi di genere dell'azienda, ovvero la raccolta di dati qualitativi e quantitativi, è da qui che emergono tutte le criticità. Una volta fatte emergere le criticità, facciamo il piano di intervento, che può essere relativo alla gestione dei processi, al cambiamento della cultura aziendale, soprattutto quella manageriale, all'integrazione delle tematiche dell'ottica di genere all'interno della governance, ovvero nel ciclo di presa di decisione, di chi decida ai vertici. Ecco, essenzialmente facciamo questo. Beh, sicuramente sì, sicuramente migliorata, però sempre con dei ritmi estremamente deboli, molto lentamente. Ecco, sicuramente sì, gli interventi che facciamo oggi nelle aziende negli anni 80 erano impensabili. D'altro lato, le aziende che si pongono queste tematiche, attualmente stiamo lavorando in un'azienda con 11.000 addetti, 80% di donne, la direzione è tutta maschile, 20 direttori, 20 uomini, e l'azienda comincia a porsi il oddio, forse non va più bene, c'è qualcosa che non funziona. Sì, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, oggi le aziende più accorte, più all'avanguardia, si fanno delle domande e cercano le risposte, per fortuna. Sì, anche la legge sulle quote sicuramente ha dato un aiuto, anche se è stata molto criticata, in realtà è una legge che aiuta a integrare negli organi decisionali le donne di valore. È la media europea del Gender Equality Index dell'AGE, l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, e pone su un metro da 0 a 100 la media dell'uguaglianza di genere nell'Unione Europea a 52,9. L'Italia purtroppo ha delle percentuali molto basse. Se i paesi del nord sono in media rispetto agli vari indicatori tra 60, 70, 75, l'Italia 20, 21, 30, ecco. Ma in particolare uno dei dati più deboli è proprio quello, il sottodominio del potere, il dominio del potere, in particolare il sottodominio quello economico, dove il nostro valore è intorno ai 22, insomma, ecco. Quindi abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo iniziato, ma siamo appena all'inizio, temo. Ma andiamo avanti, naturalmente.